Iniziamo, buon pomeriggio a tutti. Comunico che ai sensi dell'articolo 13,4 del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati e, qualora sia terminata la seduta dell'Assemblea, sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Comunico altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Comunico che il prossimo mercoledì 6 novembre alle ore 14 avrà luogo il seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Angelo Marcello Cardani. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione della Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale della RAI, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che nella seduta dello scorso 3 ottobre la Presidente e il Direttore Generale avevano svolto le proprie relazioni sul contratto di servizio per il triennio 2013-2015, al termine delle quali erano intervenuti diversi colleghi per porre domande e richiedere chiarimenti. Nella scorsa riunione, ancorché si fossero iscritti i colleghi Centinaio, Peluffo, Garofani, Lainati, Grossi e Rossi, non erano potuti intervenire per il concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea di Camera e Senato. Cedo quindi la parola al collega chi siamo? Centinaio, facendo presente che la dottoressa Taranto e il dottor Gubitosi risponderanno alla fine di questi interventi a tutte le domande formulate dai commissari. Prego, Centinaio. Grazie Presidente. Innanzitutto vi ringrazio per la relazione che avete fatto settimana scorsa, molto dettagliata e che ha toccato anche alcuni argomenti che ritengo interessanti. Solamente mi sono anche segnato alcuni punti che vorrei trattare. Sicuramente un commento iniziale sulla dichiarazione della Presidente Tarantola quando afferma che c'è stato un grande senso di responsabilità nell'approvare il contratto di servizio. L'ha detto all'inizio. Mi passi questo commento un po' ironico, siamo contenti visto e considerato che questo contratto di servizio arriva con 16 mesi di ritardo, visto e considerato che doveva essere presentato entro il 30 giugno dell'anno scorso, arriviamo a oggi a trattare un contratto di servizio che tratta il periodo 2013-2015 e arriviamo a fine 2013 a trattare una cosa che siamo in prorogatio con quello vecchio e non si capisce praticamente come fare. Un argomento che ritengo fondamentale è quello che riguarda il potenziamento delle sedi decentrate. Se ne è parlato in più di un incontro, anche nella vostra relazione ho visto che l'avete trattato. Magari in futuro mi piacerebbe un attimo vedere un po' meglio, entrare un pochettino più nel dettaglio e capire un po' come si possono sfruttare queste sedi decentrate che in ottica aziendale dovrebbero funzionare al 110%, non a percentuali più basse del 100%. Sono altresì favorevole, siamo favorevoli alla cosiddetta adozione del bollino, se ne hanno il bollino nelle trasmissioni. Perché riteniamo che i cittadini devono sapere quali programmi sono finanziati con quella tassa che viene impropriamente chiamata canone. E quindi il fatto che il cittadino sappia esattamente che cosa sta guardando e se quello che sta guardando è finanziato dalle proprie tasche, secondo noi è importante, soprattutto in una televisione che fa servizio pubblico. Ci lascia un pochettino perplessi il documento che ci ha inviato qualche giorno fa, proprio perché l'associazione di cui referente che aveva inviato quella comunicazione, in questo momento non ha un potere né legislativo né impositivo, quindi è solamente solamente un parere che ci è arrivato da un'associazione. C'era stato venduto quasi come se fosse un facciamo così. No, ecco. Questa è una proposta. Per quanto riguarda sempre il contratto di servizio, alcune proposte di modifica, sicuramente le forme di controllo previste dal contratto sulle attività RAI attuate nelle commissioni che vedono la RAI sempre al 50%, praticamente a nostro parere un non controllo. Un'altra richiesta di modifica, o perlomeno di
diciamo, di trattazione, quella sulla policy aziendale in materia di genere, visto che ne ha parlato la presidentessa. A nostro parere è necessaria soprattutto per salvaguardare figure femminili e maschili, soprattutto per chi compare in video. La richiesta appunto è quella di trovare dei parametri meritocratici in modo da poter permettere a chi fa le scelte di poter scegliere secondo dei parametri oggettivi. Poi qui sono ormai i colleghi penseranno che sono abbastanza ripetitivo, però a questo punto penso che, visto e considerato che chi è arrivato prima di voi non mi aveva risposto, spero che almeno voi mi possiate dare una risposta. Alla luce di quanto scaturito, soprattutto in queste settimane, il dibattito che c'è stato anche in commissione, vorrei sapere, per l'ennesima volta, quanto viene rispettato il contratto di servizio scaduto e in prorogazio, cioè il 2010-2013. Vorremmo veramente sapere quanto di quel contratto di servizio è rispettato, quanto non è rispettato e soprattutto quella parte non rispettata, come mai non viene rispettata e se sono state attivate tutte le procedure per farla rispettare. Si è parlato di trasparenza e quindi riteniamo che la trasparenza sia una prerogativa di un'azienda che si è accollata all'onere e l'onore di garantire il servizio pubblico, quindi vorrei ricordare che la parola trasparenza a nostro parere deve comparire nel contratto di servizio. Al proposito, e qui vorrei avere anche qua delle informazioni, vorrei ricordare che la legge 103/75, ultimo comma, autorizza la Commissione a chiedere alla RAI la comunicazione dei documenti ritenuti utili per l'adempimento dei compiti. Nessun limite pone la legge alla richiesta di tali documenti. Nel 2012, per esempio, il presidente Zavoli, con una lettera agli atti, quindi se volete andare a recuperarla, aveva ricordato alla RAI tale obbligo. Vorrei inoltre far presente che in base all'articolo 4, ultimo comma, sempre della stessa legge, tuttora in vigore, la Commissione può chiedere alla RAI indagini ritenute importanti per l'adempimento dei propri compiti. Pertanto faccio richiesta formale dell'audizione del responsabile dell'ufficio legale RAI perché motivi l'inadempienza degli impegni assunti con la Commissione di far pervenire la contrattualistica a suo tempo richiesta nel periodo in vigore di questo contratto di servizio. Chiedo inoltre al Presidente della Commissione la possibilità di avere un'audizione con il rappresentante della Corte dei Conti nel CDA della RAI. Sul caso Fazio, per esempio, vorrei chiedere al Presidente e anche al Direttore le motivazioni per le quali la RAI non ha proceduto ad un audit interno come per tanti altri casi. Questa è la trasparenza che si sta chiedendo anche alla luce del contratto di servizio. E poi, visto e considerato che stiamo trattando il prossimo contratto di servizio, quindi ci deve essere estrema fiducia tra chi rappresenta i cittadini e l'azienda, vorrei fare una richiesta di bilancio, tenderà tra virgolette. Vorrei avere una relazione dettagliata dal rappresentante della Corte dei Conti in CDA sulla diffida che l'AI ha inoltrato al Ministero per il pagamento di oltre 1 miliardo di euro, risultante dalle eccedenze tra le ore di programmazione di servizio pubblico realizzate dall'azienda RAI e quanto effettivamente incassato con il cosiddetto canone negli anni di riferimento. Io penso che prima di votare un contratto di servizio, ripeto, che quindi deve essere il contratto di fiducia, a mio parere, il contratto di fiducia tra i cittadini e la RAI, prima di votare questo contratto di servizio vorrei avere tutte le informazioni di trasparenza possibili e immaginabili per poter dire che almeno questo contratto di servizio che andiamo a votare sarà rispettato, perché se no non mi sentirò di votare un contratto di servizio di questo tipo. Grazie. Grazie. Peluffo, prego. Presidente, ma io intervengo partendo dagli appunti della scorsa settimana, anche se devo dire che è forte la tentazione di allacciarmi all'attualità, come per esempio le dichiarazioni che sono state prima anche richiamate del ministro Saccomanni, laddove ha parlato di un piano di privatizzazione che riguarderebbe anche la RAI. È giusto ricordare che non è in un piano di privatizzazione che si risolve la questione, visto che c'è una legge che regolamenta, c'è una concessione e soprattutto
stiamo parlando di servizio pubblico, quindi questo è l'alveo nel quale affrontare questa discussione, ricordando anche che una qualsiasi dibattito in questi termini deve prima affrontare e sciogliere il tema del conflitto di interessi in maniera compiuta, poi eventualmente si può discutere se come privatizzare, certo non per fare cassa, però questo, Presidente, credo che sia una discussione che ovviamente riguarda questa commissione, ma in larga parte esula anche questa commissione perché riguarda tutto il Parlamento. Io ritorno sulle considerazioni sul contratto di servizio che sono state fatte settimana scorsa dal collega Margiotta, adesso riprese da un punto di vista diametralmente opposto dal senatore Centinaio, perché è stato sollevato la scorsa settimana un punto su cui secondo me è utile ritornare, ossia ripensare, guardare a tutta l'offerta RAI, perché tutta quanta deve essere considerata servizio pubblico. Cioè il servizio pubblico non è risultante dalla distinzione dei generi, anche perché se poi vogliamo andare in una disamina più attenta, come viene fatta anche nel contratto di servizio, nel momento in cui nei generi predeterminati non c'è l'intrattenimento, si opera una scelta che per esempio va in contraddizione con quelli che sono i precetti della tanto e spessa citata anche in questa commissione BBC, laddove le parole d'ordine della BBC tra i precetti è pensare il servizio pubblico con il compito di informare, educare e divertire, quindi l'intrattenimento come elemento anch'esso essenziale. Allora bisogna pensare al ruolo di servizio pubblico non tanto risultante della distinzione dei generi, ma nella qualità. Su questo mi aggancio anche alle considerazioni fatte in questi giorni, in queste settimane, da autorevoli costituzionalisti come per esempio il professor Pace. Ecco, credo, Presidente, che su questo tema noi dobbiamo fare un approfondimento sul cosiddetto tema del bollino, come è stato prima citato dal senatore Centinaio. Lo dico anche perché abbiamo ricevuto una lettera del direttore generale dell'EBU, che senatore Centinaio, l'organismo che tiene insieme tutte le aziende di servizio pubblico, e per questo è una lettera non solo da prendere in considerazione, ma devo dire che peraltro è la risposta del viceministro Catricalà che mi ha lasciato stupito. Io non solo credo che dobbiamo prenderla in considerazione, ma io chiedo, Presidente, che noi facciamo un'audizione del direttore generale dell'EBU, che tra l'altro dà questa disponibilità nella lettera. Io credo che questa debba essere uno degli elementi del percorso auditivo che ci consente di preparare poi la nostra discussione sul parere da esprimere sul contratto di servizio. Aggiungo una considerazione che è stata richiamata anche dal senatore Centinaio poc'anzi, perché anche a me hanno colpito le parole del presidente Tarantola quando ha detto la scorsa volta che il CDA ha approvato il contratto di servizio per responsabilità, sottolineando la parola responsabilità. Ecco, ascoltandolo ho avuto l'impressione che quella responsabilità fosse in qualche modo forse anche un po' un obtorto collo. Ecco, no, lo dico così. Io voglio ribadire in questa discussione che noi stiamo iniziando con il percorso auditivo che sul contratto di servizio c'è un ruolo di questa commissione, che è un ruolo e un lavoro che deve svolgere, che afferisce alla centralità del Parlamento, che deve esprimere il proprio per scritto parere senza in nessun modo dovervi arrivare con una qualunque forma di pressione che preveda un obtorto collo. Noi dobbiamo svolgere fino in fondo una discussione approfondita, come ho detto prima, che consenta di esprimere il punto di vista di questa Commissione e del Parlamento sul contratto di servizio. Infine, Presidente, ultima considerazione. Il contratto di servizio credo non possiamo pensarlo né viverlo né può essere la nostra discussione come un'anticipazione della prossima concessione. Cioè questo contratto di servizio non può essere lo strumento per il quale si introducono degli elementi che afferiscono alla discussione successiva. Questo contratto di servizio è il completamento della precedente concessione, quindi nessuna anticipazione forzata. Peraltro è stato il viceministro Catricalà
a parlare qui di un percorso di coinvolgimento, di partecipazione, di ascolto rispetto a quelli che devono essere i termini del rinnovo della concessione. Il direttore generale ha parlato di un progetto RAI 2016 di coinvolgimento. Bene, io credo che questa debba essere la strada, quella di un percorso ampio di condivisione, di discussione, di partecipazione, di approfondimento, al termine del quale dovrà essere dal Parlamento approvata la legge rispetto al rinnovo della concessione. Da questo punto di vista credo che sia utile e necessario da subito una discussione in Parlamento, per questo noi proporremo una mozione in Parlamento che affronti da subito il tema del rinnovo della concessione. Quindi in vigilanza, come precipuo compito, la discussione sul contratto di servizio e poi su una discussione di più ampio respiro che sia il Parlamento che ne ha competenza ad affrontare questa discussione. Grazie. Grazie Beluffo. Garofani. Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare la Presidente e il Direttore per le relazioni che hanno svolto e per le informazioni che ci hanno voluto dare sul contratto di servizio. Aggiungerò pochissime riflessioni circoscritte, rifacendomi per altri versi alle considerazioni avanzate dal Senatore Margiotta e l'Onorevole Beluffo. E la prima riguarda una lacuna, secondo me, tra le molte cose interessanti e positive che disegnano un profilo importante del servizio pubblico e sottolineano la dimensione sociale, l'attenzione alla dignità della persona, l'attenzione al ruolo, alla specificità femminile, al ruolo della donna. Credo che anche una parola, ne ho parlato anche con il Vice Ministro Catricala, credo che bisognerebbe inserire il tema dell'integrazione nella missione del servizio pubblico. Il servizio pubblico non può bypassare questa missione in un momento come questo. Il fenomeno dell'immigrazione è di rilevanza enorme in tutti i paesi europei, ma nel nostro paese ancora di più, come si evince anche dalle drammatiche cronache di queste settimane. Credo che la televisione, la radio, il servizio pubblico, la RAI come servizio pubblico possa fare molto, soprattutto per i minori, e credo che andrebbe esplicitata e sottolineata questa funzione. E c'è invece, ed è ricorre in molti degli articoli che definiscono questo contratto, la dimensione europea come una dimensione importante da valorizzare e da esaltare. Molto spesso viene citata nella dimensione istituzionale, come attenzione, diciamo, al lavoro dell'istituzione e agli statuti. Credo che bisognerebbe dar seguito a questa indicazione, vivendo questa missione in maniera molto più allargata, con grande attenzione anche al fenomeno culturale. Siamo tutti impegnati, anche politicamente, alla costruzione di una nuova identità europea come una missione centrale del nostro impegno, ma questo chiama in causa direttamente il come partecipa la RAI, che è, come amiamo ripetere, la più importante, la più grande azienda culturale del Paese, a questo sforzo, a questa costruzione. Quindi al di là dell'impegno che è oggi, diciamo, abbastanza visibile sul fronte dell'informazione, che peraltro credo andrebbe rafforzato anche dall'informazione del Parlamento europeo, forse sarebbe giusto immaginare la possibilità di integrare l'informazione parlamentare, inserendo anche il grande capitolo del Parlamento europeo come uno dei fattori centrali di questo impegno della RAI. Ecco, però credo che oltre l'informazione e, diciamo, il lavoro sulle istituzioni, andrebbe approfondito ed esaltato questo lavoro sulla dimensione culturale, sugli aspetti culturali della costruzione dell'identità europea. E poi una domanda, diciamo, più tecnica, che riguarda lo sviluppo di una considerazione riguardo ai generi predeterminati.
mi interesserebbe capire il perché della distinzione tra le due reti, tra le percentuali, il 70% per Rai 1 e Rai 2 e invece l'80% per Rai 3. Ho chiesto questo aspetto al ministro Catricalà, che mi ha dato una risposta diciamo un po' insufficiente, parlando soltanto di una continuità ereditata dal passato. Credo che sia un aspetto che sarebbe utile chiarire. Grazie. 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 È una domanda contingente. Come voi sapete, il Partito Democratico sta svolgendo il proprio congresso. Credo che ovviamente la domanda riguardi tutti i partiti, soprattutto quelli che svolgono i congressi. È necessario all'interno di un congresso di un partito che l'accesso alla RAI e la trasmissione da parte della RAI di eventi che riguardano un congresso di partito rispetti anche qui la parità tra i candidati. Credo che la disciplina elettorale debba riprodursi anche in occasione di congressi di partito. Io pongo il problema perché in questo momento sta il PD svolgendo il proprio congresso, ma mi rendo conto che questa è una tematica che, quando fosse disciplinata in un'occasione, varrebbe per tutte le occasioni di tutti i partiti presenti. Grazie. Grazie. Rossi. Presidente, innanzitutto la ringrazio per la cortesia e il rispetto che lei dimostra sempre verso la Commissione. Comprendo anche la sua difficoltà di portare avanti l'indifendibile come la situazione della RAI, e desidero oggi farle comunque alcune osservazioni. Parliamo del bollino blu. Avete concordato voi il testo del contratto di servizio con il Ministero. Quindi perché oggi volerlo ridiscutere sulla base di una lettera che ha inviato l'EBU, l'European Broadcasting Union? Gli ho scritto anche una lettera in merito, che mi auguro lei abbia letto, è riferita proprio alla lettera che le è arrivata. Io l'ho letta con attenzione. Purtroppo ritengo che il vero significato della lettera che lei ha ricevuto sia un forte richiamo anche alla RAI. Come l'Europa si preoccupa dei dati economici dell'Italia, l'Associazione Europea delle Televisioni di Stato sembra preoccupato del modo di interpretare il servizio pubblico in Italia, che mette a rischio, per come utilizza il canone per i programmi che produce, l'intero sistema europeo pubblico televisivo. E devo dirle con correttezza che anche la tanto decantata BBC rischia sul rinnovo del contratto, a dimostrazione che il concetto di servizio pubblico televisivo sta scricchiolando in tutta Europa. E proprio in un articolo del 26 ottobre su Telegraph è scritto che la BBC potrebbe perdere il diritto esclusivo del canone se non modificherà l'attuale cultura di segreti, spazzatura, notizie sbilanciate. Il governo inglese considererà se la BBC potrà continuare a ricevere l'intero ammontare del canone quando la convenzione scadrà. Tornando quindi al bollino blu, previsto nel contratto di servizio alla nostra attenzione, le anticipo un dato della consultazione pubblica che ho promosso proprio io sul sito cambiamolarai.it. E alla domanda se i cittadini comprendano quali programmi siano pagati con il canone e quali no, il 93% dice di non comprenderlo. Non ritiene quindi necessario, signor Presidente, di proseguire per la strada già segnata con il bollino e concedere chiarezza agli utenti proprio in questo periodo antecedente alla scadenza della convenzione? Così lo facciamo negli ultimi 3 anni, prima di arrivare al 2016. Parliamo del tema pubblicità e canone. Nelle sue dichiarazioni lei ci ha illustrato il sistema europeo misto tra canone e pubblicità, ma non è stato chiaro quanto sia negli altri paesi il ricavo da canone e quanto da pubblicità. Almeno era talmente scritto piccolo e dico sinceramente non si geva, io ero seduto là in fondo. Nessun paese comunque mi pare che abbia una TV pubblica che raccoglie così tanta pubblicità come è la RAI in Italia. Si dice addirittura di 6-7 volte superiore che possa essere in confronto di certi paesi. Quindi sarebbe molto interessante sapere effettivamente il rapporto in ogni paese e avere questo dato. In ogni caso sappia che sempre sulla consultazione che stiamo portando avanti
sul sito Cambiamo la RAI. L'81,5% di coloro che hanno compilato il questionario ritengono che la RAI non dovrebbe avere sia il canone che la pubblicità. Quindi nel contratto di servizio ritengo che dovremmo inserire un limite anche agli sconti che la RAI possa fare sul mercato della pubblicità, perché non è possibile pensare che l'aiuto di Stato, che non è considerato aiuto proprio perché deve svolgere il servizio pubblico, vada invece a creare una concorrenza sleale su tutto il mercato nazionale. Quindi questo magari ne parleremo poi quando dovremo parlare di altri punti da inserire nel contratto di servizio attuale. Mi permetta anche di chiederle che sarebbe opportuno che venisse risposta a tutte le interrogazioni, questo lo chiedo anche al Presidente Fico. Io ho fatto alcune interrogazioni alle quali non ho ricevuto risposta. E questo non è che mi voglio mettere a vedere che cosa si debba fare nel caso che non venga risposta a una interrogazione. Glielo dico, poi valutate voi, però non si possono fare delle corrette valutazioni anche sul futuro della RAI se non si è a conoscenza di alcuni dati fondamentali. Presidente, lei abbia il coraggio di pensare ad una RAI diversa. Piccoli cambiamenti non cambiano nulla. Sta cambiando il mondo, i problemi in Italia sono enormi. Pensiamo a un vero cambiamento radicale che salvi anche l'azienda. Se accetti di parlare di privatizzazione parziale e totale, non si veda come una situazione grave. Si può pensare di parlare di privatizzazione, ma io credo che sia opportuno fare tutte le valutazioni del caso. Non si pensi che la RAI possa assorbire tutti i ricavi pubblicitari, e tutti i ricavi pubblici e anche quelli pubblicitari in forte parte del mercato nazionale, e si consenta al resto del mondo dell'informazione del paese, alle decine di migliaia di dipendenti di tutti i media, carta stampata, web, radio, tv, eccetera, di avere un futuro. Il contratto del 2016 sarà importante per questo. Io credo che la libertà di informazione viva solamente grazie alla pluralità dell'informazione. Il diritto del lavoro deve essere rispettato per tutti e non solamente per chi lavora in RAI, che deve essere rispettato chiaramente per quello che saranno le posizioni che si andranno a assumere col contratto 2016. Grazie. Grazie Ciampolillo. Grazie Presidente. Illustrissima Presidente Tarantola. In sede di audizione presso la Commissione Ottava in data 25 ottobre, ultimo scorso, il vice ministro Catricalà, su mia espressa interrogazione relativa alle perplessità scaturenti dal rappresentato stanziamento di 10 milioni per il 2014 e 10 milioni per il 2015, previsto all'articolo 9,22 del disegno di legge di stabilità per la proroga della convenzione tra il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Centro di Produzione SPA, editore di società editrice di Radio Radicale, ha riferito che Radio RAI, attraverso GR Parlamento, non è in grado di offrire un adeguato servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non riuscendo a coprire l'intero territorio nazionale con gli attuali 70 impianti di cui dispone. Per tale ragione, dunque, lo Stato sarebbe chiamato annualmente a spendere per il prossimo biennio, in modo a mio parere a dir poco non condivisibile, l'ingente somma di 10 milioni di euro per sovvenzionare Radio Radicale al fine di ottenere il medesimo servizio che dovrebbe invece rendere Radio RAI, grazie anche al canone pubblico, corrisposto annualmente dai cittadini. Orbene, la situazione è quantomeno grottesca se si pensa alla importante struttura pubblica, anche di redazione giornalistica, riferibile a Radio RAI e alle enormi spese sostenute dallo Stato nel corso degli anni, anche per acquistare uno svariato numero di frequenze da parte di privati, con modalità e costi probabilmente meritevoli di opportuna verifica. Tanto premesso, le chiedo pertanto, se è vero che Radio RAI, tramite GR Parlamento, non è in grado di offrire un adeguato servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. In caso affermativo, quali sono le ragioni per cui Radio RAI non è ad oggi in grado di offrire tale servizio tramite GR Parlamento, tanto da costringere lo Stato ad un costo ulteriore di 10 milioni di euro annui in favore di Radio Radicale? Cortesemente, grazie. Quali iniziative la Presidenza ha assunto per rendere immediatamente adeguato tale servizio e giustificare dunque l'esistenza stessa e i costi di GR Parlamento, non solo di redazione personale ma anche di acquisizione di frequenze e di impianti?
quali sono nello specifico gli impianti in possesso di Radio Rai per GR Parlamento e le ragioni sul piano tecnico che determinerebbero l'asserita incapacità del sistema pubblico di coprire l'intero territorio nazionale al fine di trasmettere le sedute parlamentari. In ogni caso la invito cortesemente a predisporre ad Horas tutte le verifiche necessarie e ad adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di porre rimedio a tale situazione, a mio parere del tutto inaccettabile e non decorosa per il nostro sistema radiotelevisivo, oltre che gravissima sul piano dell'inutile dispendio di risorse pubbliche dei cittadini. Grazie. Grazie, Lainati. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anch'io la Presidente e il Direttore Generale per l'illustrazione che hanno svolto nella scorsa seduta. Io non ho alcuna difficoltà a rilevare il fatto che, avendo assistito a analoghe performance dal Presidente Zaccaria agli ultimi Presidenti e Direttori Generali, non ho nessuna difficoltà a dire che è molto apprezzabile quanto voi avete illustrato alla Commissione di Vigilanza. E io reputo anche che su certi aspetti non ho difficoltà a sottolineare una certa discontinuità e un notevole impegno dei vertici dell'azienda per la gestione di una realtà così affascinante ma veramente molto difficile da governare come il servizio pubblico. Ecco, l'intervento del collega Grassi mi ha dato l'opportunità di richiamare la vostra attenzione e quella dei colleghi che sono presenti su un argomento. Mi fa piacere che il senatore Bonaiuti sia presente, perché con lui ci siamo impegnati nella parte finale della scorsa legislatura in questa sede sulle vicende che l'onorevole Grassi ha citato, perché è oggettivamente verissimo che il Partito Democratico si avvia a questo confronto tra molteplici candidati, ed è giusto il richiamo che egli ha fatto al servizio pubblico. Voglio ricordare a me stesso e a tutti noi che nel novembre dello scorso anno, in occasione di un analogo confronto che vide contrapposto il sindaco di Firenze e l'onorevole Bersani, sia sul fronte delle televisioni commerciali che dalla parte del servizio pubblico, ci fu un notevole impegno a illustrare le scelte di ciascuno dei candidati. Ricordo oggettivamente che Sky fece un confronto all'americana e, su iniziativa del direttore generale e del presidente, anche la RAI scelse una analoga direi formula divulgativa, e ci fu un oggettivamente gran bel programma in prima serata, anche molto bello dal punto di vista della fotografia, delle luci generale, perché era molto simile a un programma all'americana, con i due competitor con un scranno moderno con la scritta RAI che si confrontavano. Tutto questo va benissimo. Quello che diciamo dalla mia parte politica, devo dire che può essere letto in senso negativo, è che in un'assenza prolungata dell'apparizione in video illo tempore del presidente Berlusconi, che all'indomani della nascita del governo Monti scelse di non comunicare, di non partecipare soprattutto a programmi di approfondimento, vi fu poi l'avvio della campagna elettorale, come loro ricorderanno benissimo, e ci fu un giudizio dalla parte del centro-sinistra molto negativo nei confronti di questo impegno del Presidente Berlusconi, al quale sia il senatore Bonaiuti che il sottoscritto avemmo modo di replicare, facendo notare che nella fattispecie, quando nell'arco di quei 30 giorni ci fu
la campagna per le primarie del Partito Democratico, noi nulla avevamo contestato e nulla avevamo detto rispetto all'impegno sia del servizio pubblico che delle altre televisioni per dare divulgazione a un importantissimo evento di carattere politico e riguardava una delle più importanti e autorevole forze politiche del Paese. Questo lo voglio dire perché l'elemento della tutela del pluralismo e di tutto quello che ruota intorno a questo elemento è uno dei punti fondamentali del lavoro che il sottoscritto svolge in questa commissione da molti anni nelle forme più disparate. Vorrei citare all'uopo una frase del presidente dell'Agicom Cardani che ebbe a dire a proposito della questione del bollino e dell'identificazione dei programmi. Lei, presidente Fico, lo ricorderà perché è accaduto in questo luogo, ebbe a dire: se da un lato un obiettivo rilevante è quello di assicurare la massima trasparenza nell'allocazione di un finanziamento pubblico, quale oggettivamente è il canone, dall'altro obiettivo non meno importante è quello di garantire valori quali la libertà di espressione, il diritto di lepre e il pluralismo attraverso il contenuto dei programmi e il servizio pubblico. Cito questa frase, Presidente Direttore, perché secondo me uno dei punti, è il punto forse centrale, nel senso che il mio auspicio è che non si debba sempre, Presidente Fico, poi dover ricorrere a iniziative per avere quello che Cardani ricordava essere un elemento cardine del servizio pubblico, per avere gli spazi che sono dovuti a tutte le forze politiche, in particolare a quella che io ho l'onore di rappresentare in questo momento, così pure come alle altre, perché rimane uno dei punti cardine del ruolo del servizio pubblico. Il collega Peluffo ha giustamente ricordato l'importante dichiarazione del Ministro dell'Economia. Io però vorrei ricordare a questo punto che la legge 112, e mi fa piacere che ci sia colui il quale ha dato nome a questa legge, Presidente Gasparri, se non erro, e noi stiamo per festeggiare, tra virgolette, il decimo anniversario di vita di questa norma, se non erro, nella legge 112 vi è un aspetto che avrebbe rappresentato un inizio di parziale privatizzazione, perché quando la legge prevede, posso dire, Presidente Gasparri, prevedeva il passaggio parziale alla forma di public company, voglio in qualche modo rivendicare, avendo io in quella legislatura, insieme agli altri colleghi che erano presenti, partecipato alla realizzazione, alla discussione e alle votazioni su quella legge, che fu molto contrastata, durissimamente contrastata dal centro-sinistra, vi fu comunque la grande intuizione di proporre quello che ho appena citato. Dunque l'argomento della privatizzazione, semi-privatizzazione o quant'altro del servizio pubblico resta un elemento molto importante. Quando la scorsa seduta il presidente del gruppo di Sel Migliore contestò in qualche modo la evoluzione verso questa rappresentazione visiva del bollino, lui contestò proprio il fatto che il servizio pubblico non può essere diviso tra la parte commerciale e la parte servizio pubblico. Beh, sostanzialmente l'onorevole Migliore non faceva altro che mettere, un po' a fuoco quello che è il problema dei problemi, del quale dibattiamo da tantissimo tempo. Però, ripeto, siccome un ruolo fondamentale nel presente lo svolge, la legge 112, dobbiamo anche essere così corretti e dare una lettura generale di questa legge. Certamente l'evoluzione verso una possibile privatizzazione è un elemento
di grande rilevanza politica, sociale, culturale di questo Paese. Se non erro, anche il Presidente del gruppo parlamentare al quale appartengo, l'onorevole Brunetta, ha più volte evidenziato questa eventualità, e della quale sicuramente ci sarà modo di discutere. Mi sembra di capire che il capogruppo del PD ha anche annunciato una mozione alla Camera su questi argomenti. Certamente avremo modo, Presidente Fico, di approfondire una prospettiva di questo tipo. Rimane il fatto che una prospettiva di questo tipo va anche collegata in qualche misura all'appuntamento del 2016, ma devo dire che al contrario di opinioni diverse, diciamo, io ho reputato l'affresco che voi avete in qualche modo delineato nella scorsa audizione assolutamente da sottolineare, perché è stato abbastanza completo e condivisibile per molti aspetti. Per altri aspetti ovviamente dovremo approfondire, e questo lo potremo fare nell'arco delle settimane a venire. Io devo anche dare atto comunque a questo vertice aziendale che, siccome sono uno di quelli che ha sempre contestato una mancanza di controllo su tante spese legate ad eventi particolari, che non riguarda solo la questione dei cachet, ma in particolare ancora trovo folle quello che accadde, se non sbaglio, nel 2007, quando l'azienda diede a John Travolta, che andò al Festival di Sanremo, una cifra mi pare sui 600-700 mila euro solo perché lui era vestito da pilota d'aereo e disse una marea di banalità. Ecco, quelle cose lì, nella misura del possibile, se fosse possibile evitarle, ve ne sarei molto grato. Ecco, ma devo dire che su tantissimi aspetti della quotidianità e della vita dei vari settori dell'azienda si sta andando, come dire, ad accendere dei riflettori, Presidente Fico, che prima erano settori totalmente al buio. Cioè, il solo fatto che si accendano le luci e si facciano i controlli, secondo me è un fatto di grande rilevanza, è un fatto dovuto ed è estremamente importante che questo stia accadendo. Grazie. Grazie. C'è un'integrazione alla domanda che voleva fare Brunetta per fatti nuovi avvenuti. La ringrazio, Presidente, mi scuso di questo secondo intervento brevissimo. D'altra parte, è che ieri, 29 ottobre 2013, è stato approvato in via definitiva al Senato in terza lettura il decreto legge 31 agosto 2013 numero 101, il quale decreto, che oggi legge, all'articolo 2, comma 11, prevede che per la società concessionaria del servizio pubblico generale radio-televisivo ci sia l'obbligo della pubblicità relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Previsione che era già contenuta nella precedente normativa e che era già stata incorporata nel contratto di servizio tuttora vigente in regime di prorogazio, ma con qualche, come dire, genericità. Questo comma del decreto legge approvato ieri, articolo 2, comma 11, chiarisce quindi che per la RAI viene introdotta una disposizione specifica, cioè che la comunicazione deve essere relativa ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo. In contrasto con quanto previsto dall'attuale bozza del contratto di servizio e con quanto anche ci ha illustrato il viceministro Catricalà. Pertanto chiedo al Presidente Fico di vigilare perché sulla bozza del contratto di servizio sia inserito ovviamente l'obbligo previsto dalla legge approvata ieri e che non ci siano ulteriori non rispetti della legge come è avvenuto nella
passato, nell'attuale contratto di servizio, che ha disatteso una legge già vigente con mille cavilli e mille interpretazioni. Quindi da questo punto di vista io chiedo a lei, Presidente Fico, di vigilare, e comunque vigileremo tutti insieme, perché la legge approvata ieri al Senato venga immediatamente applicata nel contratto di servizio di cui si sta parlando, e che quindi sia avvalorato l'attuale contratto di servizio e regime di prorogazio, e che si dia immediata attuazione alla trasparenza come da me da tempo richiesto. Grazie, mi scuso ancora per questa integrazione. Grazie, possiamo procedere con le risposte, prego. Grazie a tutti i senatori e a tutti gli onorevoli. Ci sono alcune domande che sono state rivolte specificamente a me, ma ci alterneremo io e il direttore generale, perché molte domande riguardano invece gli aspetti più tipicamente gestionali. Partirei dal tema che mi sembra sia stato toccato da molti senatori e molti onorevoli, quello della identificabilità dei programmi che vengono finanziati con il contributo del canone. Noi non è che abbiamo, diciamo, nella mia relazione della scorsa audizione io abbia detto qualcosa in contrario. Mi sono limitata a raccontare un po' quelle che sono quanto avviene a livello degli altri paesi, ho fatto un confronto, e a raccontare il fatto che su questo tema all'interno del Consiglio di amministrazione c'è stato sicuramente un ampio dibattito. Ma per vari motivi, perché questa specifica riconoscibilità ha un impatto di tipo amministrativo, ha qualche difficoltà di applicazione, ma soprattutto perché tutti i programmi della RAI in quanto concessionaria sono programmi di servizio pubblico. Mi permetto di fare un esempio che forse è un po' banale, ma insomma, visto che la legge prevede, non siamo noi, ma è la legge che prevede che la RAI abbia un finanziamento misto, in parte per canone e in parte con la pubblicità, è come se noi avessimo una tanica riempita da due rubinetti, uno che è il canone e l'altro che è la pubblicità, e poi diventa un tutt'uno, cioè in questa tanica l'acqua è una sola, e poi ha a sua volta 3, 4, 5 rubinetti che alimentano, no? Alimentano per esempio la cottura della pasta, banalizzo, alimentano il fatto che noi ci laviamo con l'acqua e facciamo tante cose che sono tutte necessarie per la gestione della famiglia, quindi tutte necessarie per svolgere l'attività di servizio pubblico. Quindi al limite dovremmo mettere questa denominazione programma finanziato con il contributo del canone a tutti. Perché per tutti noi, se facciamo come io ritengo che dobbiamo assolutamente fare, e su questo veramente io sono pienamente convinta, ma tutta l'azienda è convinta, programmi di servizio pubblico. E qua l'onorevole Peluffo ha detto anche l'intrattenimento, tutto noi dobbiamo fare di alta qualità, tutto noi dobbiamo fare avendo in mente che la nostra programmazione si rivolge all'intera cittadinanza italiana e non solo a una parte. Questo credo che proprio il fatto di arrivare a tutti e il fatto di dare un certo tipo di qualità siano veramente la cifra del servizio pubblico su cui bisogna continuamente lavorare con molta attenzione. Però, detto questo, il Consiglio ha discusso, il Consiglio ha approfondito, il discorso e ha esaminato queste cose che io vi ho detto. Siccome poi però ci è stato detto che questa era un'esigenza fortemente voluta dai cittadini, che era una cosa importante per dare un'informazione in più ai cittadini, e siccome, onorevole Rossi, ce l'abbiamo il senso di responsabilità, non vogliamo metterci a fare le lotte, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo accettato. Nel momento in cui accettiamo lo applicheremo, voglio dire, se questo è l'orientamento, sicuramente non ci mette, cioè, una volta che è accettato, però mi consenta, possiamo anche dire qual è stato l'iter attraverso il quale siamo arrivati a questa decisione. Mi permetto anche di dire un'altra cosa. Si discute tantissimo sul fatto che
lei lo ha dato anche delle percentuali di un sondaggio che ha fatto attraverso una sua società, il fatto che i cittadini non sanno come viene utilizzato il canone. Allora io ricordo una cosa. Noi pubblichiamo sul nostro sito non solo il bilancio annuale dell'azienda, dove si dà conto di che cosa abbiamo fatto con i fondi, ma anche il bilancio della cosiddetta contabilità separata. La contabilità separata noi la facciamo sulla base delle indicazioni dell'AGCOM, la quale ci dice quali sono i programmi cosiddetti dell'allegato A e quelli dell'allegato B, ci dice come la dobbiamo tenere e noi ci atteniamo strettamente a queste modalità, ci dice anche che dobbiamo avere sulla contabilità separata validazione di una società di revisione, cosa che puntualmente facciamo. Questa contabilità separata, che dà conto dell'uso specifico del canone con riferimento alla programmazione definita ed elencata nell'allegato A, viene pubblicata sul sito della RAI, non solo, ma viene anche ripresa nella relazione al Parlamento dell'AGCOM e comprende l'elenco di tutti i singoli programmi che sono fanno parte dell'allegato A e sono finanziati dal canone. Quindi io vorrei dire che non è vero che non diamo informazioni. Le diamo, basta guardarle. Cioè ci sono e danno conto di tutto questo. Ed è da questa contabilità separata che emerge che il canone non è sufficiente a coprire questa programmazione di questi programmi singolarmente elencati e secondo le decisioni dell'AGCOM. Tant'è che la differenza tra quello che spende RAI, quindi l'utilizzo non solo del canone che non basta, ma di parte della pubblicità per produrre quei determinati programmi di cui è l'allegato A, nel tempo questa differenza ha costituito un credito di RAI nei confronti del Ministero. Un credito che si è ritenuto di non iscrivere mai in bilancio, io così ho trovato, e così l'abbiamo anche continuato a farlo, perché c'è una scarsissima probabilità di poterlo incassare, ma che dà conto ai cittadini che l'uso del canone è un uso che va tutto per programmi cosiddetti predeterminati, per la produzione dei quali si utilizza anche una parte della pubblicità. Altro tema della trasparenza. Io rispondo... E penso di poter, anche se non mi sono certamente consultata col direttore generale, perché onorevole Brunetta ci ha dato questa informazione aggiuntiva in questo preciso momento, ma io credo di dire che tutto ciò che è per legge stabilito lo osserveremo per definizione. Per quanto riguarda lo stato attuale, noi riteniamo di non essere inadempienti, cito soltanto e cito altri, non cito me stessa, non cito RAI. Cito il comma 8 dell'articolo 27 del contratto di servizio, che stabilisce che la fattibilità, cito puntualmente, la fattibilità e la modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente, che è quello 7 che stabilisce che dobbiamo pubblicare i dati, quindi di questo comma precedente la fattibilità e la modalità sono stabilite nell'ambito della commissione paritetica, di cui all'articolo 29, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. E cito poi... Una precisazione su questo, scusi Presidente, perché la commissione paritetica, ho preso i verbali, si è riunita, tra i vari punti aveva all'ordine del giorno di trattare anche quello degli stipendi e l'hanno rimandato alla fine riunione e non si è mai più riunita. Questa è la storia fino ad oggi della commissione paritetica, che doveva stabilire le modalità di attuazione del comma e articolo precedente. E poi cito quella che ha detto, diciamo, le dichiarazioni, che, o meglio, quanto è stato scritto con riferimento all'applicazione appunto dell'articolo 27, settimo comma, del contratto di servizio dall'AGCOM, che è l'autorità a cui è affidato il compito di verificare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga effettivamente svolto in conformità alle disposizioni previste dal testo unico e dal contratto di servizio. A pagina 294 della relazione AGCOM per il 2013, cito testualmente, la commissione paritetica alla quale la RAI si è rivolta, come da previsione contrattuale, per individuare la fattibilità e le modalità operative necessarie a dare esecuzione all'obbligo di pubblicazione,
dopo aver esaminato i pareri resi dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che si sono espresse per i profili di competenza sulle criticità sorte in relazione al quadro normativo di riferimento, è pervenuta all'attuale formulazione della norma, eliminando il riferimento alla pubblicazione nei titoli di coda dei programmi, dei singoli compensi dei conduttori, degli ospiti e degli opinionisti. Ecco, io mi limito a citare queste fonti, che non sono, diciamo, fonti RAI, per dire che, per quanto ci riguarda, attraverso, insomma, la puntuale osservanza di questa indicazione, non riteniamo di essere stati inadempienti. Credo che sulle altre domande che sono state rivolte anche a me, sia però, poi semmai io interverrò in un secondo momento ancora, soprattutto il direttore generale a dover dare alcune indicazioni. Sulla privatizzazione noi siamo oggetto passivo, non siamo oggetto attivo, quindi ci atterremo a quelle che sono le decisioni che il Parlamento e il Governo decideranno di fare, di RAI. Quindi per il momento quello che sta a noi fare, pensiamo che di poter dire che lo stiamo facendo, è cercare di gestire correttamente l'azienda, cercare di intervenire sulle aree di miglioramento portando avanti, appunto, un processo di ristrutturazione, di riassetto sia gestionale che economico, e con grande determinazione. Dicevo prima al Presidente Fico, forse con un passo apparentemente lento, ma è un passo che però ha una meta ben presente. Il passo del Montanaro è vincente quando la meta è molto alta e molto impegnativa. Il passo del velocista, purtroppo, quando si sale può far cadere o fermarsi. Non vogliamo fermarci, quindi vogliamo raggiungere questa meta. E le aree su cui stiamo intervenendo vi sono state rappresentate, perché il direttore generale vi ha presentato i 12 cantieri, che sono tutti quanti in fase, direi, abbastanza avanzata di realizzazione, o comunque stanno lavorando intensamente. E quindi io cederei la parola adesso al direttore generale. Grazie. Prego, direttore. Grazie. Poi magari, se vuoi aggiungere qualcosa su tutti i punti, me lo dici, vado in ordine di proposizione delle osservazioni. Quindi il senatore Margiotta, onorevole Migliore, avevano parlato del tema del bollino, ma l'hai affrontato. Poi onorevole Marazziti, onorevole Migliore, senatore Gaspari, credo che concordassero più o meno sulle necessità di recupero del canone con differenti sfumature, ma anche questo qui è un tema che, su quale saremo propositivi, ma che compete al Governo e al Parlamento, evidentemente, perché qualunque azione di recupero, modifica, eccetera, ovviamente è un'attività governativa, parlamentare, non un'attività della RAI. Così come l'ipotesi che faceva l'onorevole Marazziti, che diceva che è auspicabile l'abolizione della commissione di vigilanza, ovviamente non è un qualcosa su cui riteniamo opportuno commentare. Per quanto riguarda domanda dell'onorevole Brunetta sulla trattativa con Crozza, che chiedeva come mai sia saltata la trattativa se la RAI è tanto favorevole, perché purtroppo non dipende dalla RAI. Noi saremmo stati molto intenzionati a continuare la discussione e a un certo punto evidentemente Crozza, per i motivi che abbiamo parlato, ha preferito non continuare la trattativa e invece accettare l'offerta della 7. Per quanto riguarda la qualità dei programmi di pluralismo di informazione, in particolare il senatore Airola ha annunciato una discriminazione nei danni del Movimento 5 Stelle, evidentemente sarà nostro obiettivo assolutamente evitare che vi sia discriminazione non solo nei confronti del 5 Stelle ma nei confronti di alcuno, perché una delle pietre miliari della RAI deve essere per definizione il mantenere il pluralismo. Lei ha anche citato come mai sia stata scelta la società come mai abbia scelto di delocalizzare? Ecco, questa è la sua domanda. Vuol dire, come mai è stata fatta una scelta di delocalizzare? In realtà questa scelta, dove alcune scene sono state girate nell'Europa dell'Est, è venuta prima del divieto che abbiamo imposto adesso. Quindi dal piano 2013 è vietata la delocalizzazione
all'estero se non per motivi artistici, evidentemente se fosse stata girata adesso Olivetti sarebbe stata girata magari a Ivrea e non in altri paesi. Detto questo, quindi condividiamo questa osservazione, non dovrebbe, anzi non è più possibile, quindi se avviene, avviene in violazione di, del contratto. Approfitto per dire che Olivetti è stato un bel esempio ieri di come si possono passare dei messaggi importanti, nonostante sia stata una giornata molto affollata di programmi interessanti, inclusa una partita, il momento in cui il calcio tira molto. Evidentemente il 25% quasi degli spettatori ha guardato una fiction, non era ovvio. Più di 6 milioni e 300 mila persone hanno guardato Olivetti e questo è uno degli esempi appunto di fiction che vedrete con dei messaggi belli, importanti, eccetera. Quindi evidentemente, per quanto riguarda l'offerta internazionale, l'onorevole Martini auspicava un potenziamento, siamo assolutamente d'accordo, è partito un nuovo palinsesto dal 1 ottobre, ne vedremo i risultati. Ai 12 cantieri ne aggiungeremo un 14esimo, perché essendo napoletano un 13esimo non mi piace, che è quello internazionale, evidentemente, perché la nostra proiezione internazionale deve essere sicuramente rafforzata e credo che dovremo aggiungere un nuovo punto di attenzione, che è quello della presenza, percezione internazionale, anche in un momento in cui come alcune manifestazioni come l'Expo diventa molto importante spingere sull'estero. Per quanto riguarda altre domande, l'onorevole Centinaio chiedeva il potenziamento delle sedi decentrate. Beh, questo io le chiamo regionali più che decentrato, perché a me piace una contrapposizione centro e periferia, anche perché dobbiamo lavorare a rete, come si dice ora. Cioè, l'idea è quella di specializzare i centri di produzione su base tematica. Nel senso che la RAI è ancora molto organizzata in modo verticale, cioè per reti e per canali, il futuro a partire dal web è orizzontale per tematiche, quando questo avverrà è difficile da prevedere, però la tendenza appare abbastanza netta. Quindi l'idea è quella di potenziarle, sta già avvenendo per la verità, i problemi di dissaturazione che abbiamo illustrato con l'esame del piano industriale sono evidentemente in qualche modo già stati affrontati. C'è un tema importante di investimenti e di ammodernamento di queste sedi. In alcune sedi, come proprio a Torino, sta già avvenendo. Torino, per inciso, Torino e il Piemonte rappresentano un esempio virtuoso di come si gestisce il rapporto con l'audiovisivo sul territorio. Ho avuto già modo di dirlo, ma dovessi citare, non voglio ovviamente di rispetto ad alcuna regione, ma mi piace pensare che la città e la regione stanno mostrando grande attenzione all'audiovisivo, non solamente per quanto riguarda la RAI, ma in generale appunto con una Film Commission che funziona molto bene, con un'attenzione di sindaco e presidente della regione e degli assessori al settore, e lo stanno sviluppando bene. Ci stiamo muovendo verso una nuova sede a Torino, risolvendo il problema dell'asbesto. Diciamo, quella è una regione dove si è fatto un comportamento virtuoso. Adesso stiamo cercando di fare la stessa cosa anche a Milano, dove si è avviato un dialogo che non c'era in passato con anche sindaco e presidente della regione. Speriamo che questo ci porti anche a trovare, anzi siamo convinti che ci porterà a trovare una nuova localizzazione per la RAI a Milano, maggiore attenzione al territorio. Quindi direi per quanto ci riguarda l'essenza del servizio pubblico, ma non in Italia, in tutti i paesi in cui c'è il servizio pubblico, è la presenza del territorio e il regionale. Non ce n'è uno al mondo e questo evidentemente, come diceva il Presidente, non è compito nostro commentare sul futuro, eccetera. Però quello che le posso dire, senza dare giudizi di valore troppo espliciti, è che non esistono i servizi fatti un po' a pezzi. O c'è il servizio regionale con un servizio che funziona, che è la notizia del territorio. Quando dico Milano, per inciso, non deve essere Milano, deve essere Lombardia. Ma prendo Milano come esempio, vale anche per la Puglia piuttosto che la Sardegna. Ci sono tante Lombardie che vanno raccontate. Quindi la differenza dell'Italia rispetto ad altri paesi è anche la ricchezza e le differenze che si hanno sul territorio. E quindi queste devono far parte tutte del racconto della RAI. Quindi per quanto ci riguarda, grande attenzione
alle sedi e non vi è alcuna intenzione di depotenziarle. Anche in termini di risorse umane, il piano SUBRI di cui ho parlato in passato si sta completando con quest'anno, le 600 uscite sono in gran parte, per la stragrande parte, già avvenute e quindi non c'è un'idea di ridurre il peso di nessuna sede regionale. Chiedeva anche come mai sono al 50% le commissioni paritetiche. Ma guardi, francamente non lo so neanche io, perché come nel caso del vice ministro Catricanà, anche noi abbiamo ereditato alcune cose. Immagino che siano chiamate paritetiche e si parla di contratto di servizio, non di mandato o di altre forme giuridiche, in quanto si ipotizza di mantenere una certa autonomia dalla politica del governo. D'altra parte, se pensiamo anche come nasce il canone, perché parliamo del canone intanto, il canone nasce negli anni 30 quando si decide in Inghilterra di creare, sono da memoria, ma dovrebbe essere negli anni 30, ma si decide di creare la BBC e la si vuole rendere indipendente dalla politica. Quindi come si fa a rendere indipendente dalla politica e dal governo la BBC? Tutte le forze politiche concordano che ci deve essere una forma di finanziamento indipendente. La forma di finanziamento è il canone, quindi i cittadini che pagano direttamente la BBC e non per il tramite della fiscalità generale attraverso la quale evidentemente il governo. E da cui derivano anche una serie di autonomie. In qualche modo c'è anche l'autonomia del contratto di servizio, dove è un contratto di servizio, un contratto sui generis, perché evidentemente è tra un ministero che controlla e il controllato. Quindi il controllato mantiene un'autonomia, ma è un'autonomia evidentemente relativa, ma può esprimere il suo parere, potrebbe non firmarlo. Se il Consiglio di amministrazione ritenesse che non è un contratto che difende sufficientemente l'azienda, non dovrebbe firmarlo. Così la commissione paritetica è fatta non per imporre, altrimenti non ci sarebbe bisogno della commissione, arriverebbe dal ministero l'ordine, dice fa così, e questo sarebbe l'unica. Come credo che sì, credo che, però questo me lo dovete dire voi perché siete, o meglio il governo e il Parlamento, eccetera, credo che l'idea non sia quella di ridurre l'autonomia della RAI, ma al limite di renderla più lontana da, diciamo, dal suo recente passato. Evidentemente credo che non, il concetto di paritetico da un controllo politico diretto, diciamo, credo che sia il motivo per cui le commissioni paritetiche, per arrivare a un consenso su come farlo, non credo che sia quello di arrivare a un'imposizione. Per quanto riguarda i parametri meritocratici, per definizione, è stata una delle prime cose che abbiamo detto, ovviamente ogni volta che ci sarà, dire che dobbiamo usare i parametri meritocratici oggettivi e riscontrabili è un po' come dire che anche per usare un programma che non facciamo più, anche Miss Italia deve essere letta con criteri oggettivi. Alla fine c'è sempre un giudizio di valore. L'abilità del manager è anche quella di saper scegliere i collaboratori. Quindi un'ultima osservazione. Quando diceva che voleva sapere dal responsabile legale perché la RAI era stata o non era stata, ma io credo che sarebbe inappropriato, nel senso che trovo sbagliato quando si richiedono delle cose ai singoli manager e in qualche modo si mette pressione, anche involontariamente, sulla struttura. Credo che il Presidente ed io siamo responsabili delle scelte, anche quando abbiamo, se sono stati in passato, allora andrebbero auditi i direttori generali e i presidenti del passato, ma la struttura tecnica propone, alla fine comunque c'è una decisione del management, quindi non troverei, ovviamente la commissione decide poi in piena autonomia, ma non troverei corretto quello di sentire il singolo manager su perché abbiamo fatto o non abbiamo fatto una cosa. Per quanto riguarda l'onorevole Peluffo, abbiamo già detto che diciamo non commentiamo su privatizzazione, nel senso che non spetta a noi. Evidentemente noi preferiamo concentrarci sul 2016, appunto sul rinnovo della concessione. Evidente, questo sarà un tema che man mano ci avviciniamo, diventa sempre più rilevante, e chiaramente il contratto di servizio è in qualche modo in continuità. Anche sul 72 reti, 80% che chiedeva l'onorevole Garofani, in realtà nasce dal passato, era così negli altri contratti di servizio. Credo che dipenda dal fatto che le altre due reti fanno maggiormente rispetto, o meglio,
visto differentemente, Rai 3 tende a fare più programmi di formazione, quindi in qualche modo ha sancito una situazione esistente, non c'è un motivo per cui, diciamo, un altro criterio per cui c'è 70-80%. Per quanto riguarda l'integrazione, ricordo che le nostre linee editoriali erano state intitolate l'anno scorso per il piano della fiction Nessuno Escluso, appunto in quanto l'integrazione è una delle linee editoriali, l'integrazione del paese in genere, non solo relativamente all'integrazione, quindi far sì che diciamo, si dia attenzione ai valori che uniscono. Sono d'accordo con lei che non siamo sufficientemente attenti all'Europa e che dovremmo aumentare la programmazione sull'Europa. È un tema che ci stiamo ponendo e per inciso tra le raccomandazioni che il Consiglio d'amministrazione mi ha fatto e che io devo fare a mia volta alle reti, e quindi dovremo implementare, soprattutto in vista del semestre europeo, una maggiore attenzione, maggiore presenza sull'Europa, in qualche modo, come abbiamo le sedi regionali, dovremmo anche integrarci a monte, se vuole, all'interno dell'Europa, nel senso di comprendere di più nella nostra programmazione quello che avviene in Europa, ivi compreso quanto avviene all'Europarlamento. Quindi è un tema che ci stiamo ponendo, condivido che è importante. L'onorevole Grassi e in qualche modo l'onorevole Lainati in maniera diversa hanno posto un problema importante, che è quello come ci dobbiamo regolare per le primarie di un partito. Per inciso, in realtà io vorrei quasi rigirarvi la domanda, nel senso che voi siete una commissione di indirizzo e dovreste dare gli indirizzi. Parte dei problemi avuti con le richieste di riequilibrio dell'Agicom nascono in parte probabilmente anche dal fatto che l'anno scorso il PD ha fatto le primarie e quindi ovviamente è stato ritenuto di interesse per alcuni conduttori l'avere i protagonisti delle primarie. Poi, come ricorderà il senatore Gasparri, abbiamo parlato anche delle primarie del PDL, ci eravamo offerti di dare ovviamente la stessa copertura, anzi si parlava a un certo punto anche di primarie regionali per quanto, o macro regionali per quanto riguarda il PDL, poi non c'è stato. E quindi evidentemente adesso abbiamo lo stesso problema indirettamente. Io credo che, però questo è un auspicio ovviamente che posso fare alla Commissione, che dovreste essere in qualche modo voi a dirci come dobbiamo regolarci, piuttosto che non noi che cerchiamo un'autoregolamentazione che poi può essere messa in crisi da tutti quelli, sia all'interno del singolo partito, sia dagli altri partiti che non concordano con l'autoregolamentazione che siamo dati. Allora, più le regole sono chiare e più ci è facile rispettarle, più sono in qualche modo poco chiare, o non ci sono, come nel caso delle primarie, che mi sembra stia diventando un qualcosa che tende a ripetersi. Peraltro alcuni partiti non le fanno o potrebbero non farle, quindi dobbiamo trovare un equilibrio, credo di buon senso, su come gestire il tema delle primarie. Però questo è una, se mi consentite, una richiesta, quasi un appello, diteci come vorreste che noi ci regoliamo per le primarie, sia all'interno del singolo partito, sia tra i vari. Ecco. Grazie. Ecco, non vedo che appunto c'è solo la menzione, quindi direttore, credo che la domanda di Grazia era riferita alla parità di accesso a tutti quanti i candidati che partecipano alle primarie. Avevo risposto anche alla Inati, e anche così nel PDL. Poi se possiamo fare anche un atto indirizzo generale sulla gestione dei congressi e dei movimenti e o partiti che non fanno le primarie, poi vedremo. Però in questo caso qui la domanda era sulla parità di accesso dei candidati di un partito che partecipano alle primarie interne. Perfetto, vado avanti se siete d'accordo. Per quanto riguarda il senatore Rossi, noi abbiamo ricevuto 84 interrogazioni, ne abbiamo evase 79 ad oggi, siamo a 5 da evadere, ma siamo nei termini tradizionali di 15 giorni, quindi non mi risulta che vi siano pratiche inevase. Evidentemente in certi casi la risposta può non essere soddisfacente, dipende da cosa si è chiesto. Evidentemente credo che lei si riferisca in particolare ai contratti delle sedi regionali, ovviamente questi sono coperti in questo caso da riservatezza. Troveremmo
difficile darglieli. Chiedeva anche per quanto riguarda la pubblicità di aggiungere una provision dove dovrebbe essere limitata la nostra possibilità di fare sconti. Evidentemente questo presume che i listini siano anche uguali, perché lei mi insegna, essendo le mestiere da più anni di me, che lo sconto per sé non vuol dire nulla, perché se io parto da un prezzo di 100, il prezzo netto, che è quello che interessa poi al cliente, è una cosa, se parto da 200 è un'altra. Qui dovremmo avere gli stessi listini, cosa che non esiste in pubblicità. Dopodiché dovremmo anche ragionare come si vende la pubblicità: si vende un tanto al chilo al GRP o conta anche l'impaginazione, il momento, il programma, evidentemente l'affollamento. E quindi troverei piuttosto bizzarro se evidentemente fosse una commissione o un contratto di servizio o una qualunque autorità che decide come si vende la pubblicità. A quel punto tanto vale decidere direttamente il listino, ma sarebbe anche questa una unicità. Capisco il tema incide direttamente, però credo che debba essere lasciata autonomia dell'azienda la possibilità di gestirsi. Piuttosto che di concorrenza sleale, mi limiterei a parlare di concorrenza, ecco, che è una cosa positiva alla fine per il mercato. Mi sembra di aver risposto a tutti. No, scusatemi. Dunque, per quanto riguarda GR Parlamento e Radio Radicale, le devo confessare che lei conosce meglio di me le specifiche, quindi mi riservo, se possibile, di tornare con una risposta scritta, perché ovviamente non so dare tutti i dettagli a memoria. Credo di aver risposto all'onorevole Lainati per quanto riguarda le primarie. Per quanto riguarda il pluralismo, credo che anche lì, ma di nuovo lo dico come osservazione, credo che sarebbe opportuno anche chiarire, e questo è un aspetto importante in quanto rientra tra i compiti della Commissione, anche come dovremmo gestire in termini di copertura in momenti non di par condicio, perché evidentemente tutti protestiamo contro il famoso panino, no? Il fatto che bisogna prendere tutte le dichiarazioni, ma poi diventa quasi una naturale conseguenza del rispetto, in qualche modo del rispetto perfetto di una par condicio continua. Quindi credo che saranno temi che in qualche modo andranno affrontati da parte della Commissione, dove di nuovo noi siamo sulla parte ricevente e applicheremo per definizione qualunque richiesta che riceveremo. Penso che abbiamo risposto più o meno a tutto. Mi scuso se abbiamo dimenticato qualcosa, e su nel Ciampolino ho dimenticato qualcosa suo. Se ci... Sì, sul completamento della risposta. Sì. Era solo riguardo a certe condizioni dei lavoratori che avevo denunciato a lei e di cui si era già preso l'impegno di provvedere. Scusi, certo, si ricorda. Lei diceva che non abbiamo, sì, ha ragione, lei mi aveva chiesto anche una domanda che era se i dipendenti a partita IVA hanno ricevuto, come avevamo promesso, gli anticipi per quanto riguarda trasferte, eccetera. Sì, sì, assolutamente, questo è quello che vorremmo. Monitorare, se potete, anche la quantità di lavorazioni tramite controlli incrociati EMPAS, come volete, degli appalti, sia degli interni ma anche degli appalti, perché purtroppo vengono sfruttati per ore e ore e ore e ricevono pagamenti. E chiaramente voi avete un limite nel controllo di questo, mi rendo conto, però è responsabilità etica della RAI e anche per poi della vigilanza. Per quanto riguarda coloro che lavorano a partita IVA con la RAI, l'abbiamo annunciato e anzi spero che stia avvenendo, se non lo è accelereremo, evidentemente viene estesa, no, ma non mi devi ringraziare, questo è il nostro dovere, anzi ci dobbiamo far parte diligente, nel senso che vengono equiparati in termini di trattamento gli interni. Per quanto riguarda gli esterni, noi abitualmente, e non sono a conoscenza di alcuna eccezione, chiudiamo i rapporti con chi non paga i contributi o effettua
trattamenti, diciamo, discriminatori o altri, o comunque chiunque violi leggi o regolamenti, eccetera. Quindi, ovviamente, se fossimo a conoscenza di situazioni di sfruttamento, dovremmo intervenire. Non sono a conoscenza in questo momento di situazioni che meritano intervento. Evidentemente, se qualche lavoratore ce lo segnala, evidentemente gli daremo seguito alle verifiche ove necessario. Sì. Ci sono altri approfondimenti su delle domande o risposte che non sono state date? Perché io ne ho una. Rossi. No, innanzitutto, poi quando è possibile, avere i dati di tutte le televisioni europee di quanto introitano di pubblicità. Sul discorso della pubblicità desidero ricordare che la separazione contabile deriva dagli obblighi introdotti dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato al settore del servizio radio pubblico e televisivo e ha lo scopo di evitare che i servizi pubblici facciano concorrenza ai privati in settori diversi dalla loro missione principale o che i servizi pubblici siano troppo sovvenzionati rispetto agli obblighi della loro missione. Quindi questo io sul discorso della pubblicità, quando vedremo anche quando introitano dall'altra parte, quanto viene proprio per... E vede, purtroppo lei ha detto una cosa che è quello che è il dramma, cioè non è assolutamente chiaro, proprio perché il rubinetto è unico. E questo crea l'impossibilità di capire cosa è pagato col canone, che cos'è. E mi perdoni Presidente, andiamo a chiedere a tutte le casalinghe o quelli che non hanno delle società di revisione di leggere la separazione del bilancio, che voi tecnicamente siate nella correttezza, non lo metto in dubbio, ma che sia del tutto illeggibile il bilancio e che possiamo dire cittadini che devono leggere il bilancio per capire come sono i programmi, no, è impossibile. No, ho detto questo, però ho detto che c'è l'elenco. Quello non serve per quello. Posso rispondere, no? Prego. Ho detto che c'è l'elenco dei singoli programmi. Per non favore. Ho detto di leggere un bilancio, l'ho detto a lei perché come parlamentare l'ho detto che c'è un bilancio e c'è un bilancio anche della contabilità separata pubblicato, ma c'è l'elenco, cioè chiunque può leggere un elenco, no? Può leggere questo sì. Comunque le do il dato della pubblicità, la Germania al 15% e la Francia al 10%. Ah vabbè, questo se mi consente glielo facciamo avere. Grazie, okay. Basta, Centinaio. Due considerazioni. La prima, la Presidentessa che dice che tutti i programmi devono essere finanziati con il canone, in quanto tutti i programmi sono di servizio pubblico e tutti i contratti, i programmi devono essere di qualità. E allora vuol dire che non guarda né Rai 1, né Rai 2, né Rai 3, perché io non penso che tutti i programmi siano di qualità, e lo dico da utente e da referente di tanti utenti, la qualità spesso lascia desiderare, però è un dato soggettivo e non oggettivo, quindi io lo considero così e lei magari può pensare in un altro modo. L'altra cosa, a questo punto lei mi ha risposto, perché quando mi dice che il canone non basta per coprire le spese per le trasmissioni di servizio, e quindi c'era quel quid di cui parlavo io prima. Però allora le informazioni che ho io dicono che la RAI ha inoltrato una diffida al Ministero per questo miliardo e qualcosa di euro. Esiste la diffida o no? Perché lei prima ha detto che non è neanche stato messo a bilancio. Allora, è stato messo a bilancio o no? Esiste una diffida o no? Del pagamento di questo miliardo di euro. La cosa che vorrei capire è questa, cioè se a questo punto è un dato ufficiale o è un dato ufficioso che avete voi in RAI ma che non volete incassare, tra virgolette. Grazie. Ufficiale, cioè non è in bilancio, non c'è un... E la diffida, credo mi aiutate, se mi aiutate, perché sia stata fatta prima di questa consigliatura. Quindi è un intervento che è stato fatto prima di questa consigliatura, comunque è stata fatta. No, scusi, no. Vabbè. Ciampolillo. Sì, brevemente. Sì, direttore, visto che mi ha risposto lei, diciamo, mi sorprende un po' questa cosa, quindi volevo, al di là dei dati che sicuramente comprendo che li potrei reperire successivamente, però volevo capire se, quantomeno questo, se è vero
oppure no, che il servizio che offerto da Rai Parlamento è adeguato allo Stato, no, perché secondo il governo non è adeguato. Tra l'altro poi mi risulta che questa diretta sia anche proprio in questo momento, siamo proprio su GR Parlamento, quindi in diretta radiofonica nazionale. Grazie. Allora, io credo che GR Parlamento faccia un servizio ottimo, però sicuramente migliorabile, ma anche adeguato. Ma lei mi ha fatto una domanda molto specifica, cioè è adeguato? Allora devo capire gli standard cui si intende adeguato per poterle rispondere. Mi ha fatto anche una domanda sul livello di copertura, se saremmo in grado di fare sostanzialmente il lavoro che fanno altri in questo momento. Allora, a me non risulta che siano state fatte gare a cui abbiamo partecipato, siamo stati giudicati inadeguati in passato. Devo documentarmi su quali sono gli standard e poi le posso, mentre le ho dato un giudizio così soggettivo, dire fanno un buon servizio al Parlamento, mi sembra di sì, però se mi dice ma sono adeguati a fare una cosa, prima di dirle sì o no vorrei capire a cosa devono essere adeguati. Questo era il motivo, non sto cercando di nascondermi, siccome mi ha citato anche delle percentuali, allora vorrei chiedere ai colleghi di darmi gli elementi tecnici per rispondere. Le rispondiamo comunque per iscritto nei prossimi giorni. Grazie. Ci sono altri approfondimenti sulle domande? Brunetta, velocemente. Posso solo chiedere, vista la coerenza tra l'ultimo decreto legge e l'attuale contratto di servizio attualmente in prorogazio, se la RAI non ritenga opportuno di dare avvio immediato alla trasparenza per quanto riguarda i compensi dei dipendenti e dei collaboratori. Il contratto di servizio lo prevede, la legge è chiarissima a questo punto. Con il decreto approvato ieri e il comma che le ho citato, quindi se la RAI non tenga opportuno pubblicare immediatamente quello che non ha pubblicato da 4 anni. Allora, credo che la Presidente abbia già risposto sul fatto che non era in rame degli adempienti e forse la legislazione non era chiarissima, tant'è vero che è stata chiarita ieri, non l'abbiamo ancora letta, lei ha avuto l'opportunità di leggerla, noi no, evidentemente. Per definizione noi rispettiamo la legge, quindi se la legge ci imporrà qualcosa lo faremo. Io ritorno su una questione, sulla domanda che avevo fatto nella scorsa audizione, anzi forse 2 audizioni fa, a cui non ho avuto una vera e propria risposta, che è scuola di Perugia, che è quella sulla scuola di Perugia. Le 35 assunzioni degli ex allievi della scuola di Perugia che continuano a mostrare questo imbarazzo, tutte le altre scuole di formazione di giornalismo che hanno pari dignità e devono avere parità di accesso. E quindi nel momento in cui in un accordo sindacale c'è scritto che verranno assunte 35 nuove risorse dalle scuole di formazione e poi c'è la parola però per prassi aziendale, allora la domanda è: che cos'è questa prassi aziendale? Allora come si identifica la scuola di Perugia come una scuola aziendale? Questo è solamente per cercare di fare chiarezza e trasparenza massima, in modo che tutti i ragazzi che in questo caso pagano un corso di studi e che vogliono fare un percorso, vogliono avere la stessa identica parità di accesso che hanno tutti quanti gli altri. Poi soprattutto con che criteri sono state prese queste 35 persone, ovvero sappiamo che la scuola di Perugia fa un bando di ammissione e quindi si supera, però dopo ci devono essere anche degli altri criteri. Allora la chiarezza su questo punto, in modo da non lasciare triste nessun cittadino di questo paese rispetto a qualcosa che sembra davvero discriminante, di cui non si capisce il senso, e mi sono veramente arrivate tantissime lettere e i ragazzi hanno firmato una petizione per chiedere chiarimenti. Presidente, allora avevo risposto in parte la scorsa volta, ci ritorno. Noto come ogni volta che assumiamo qualcuno il tema non è bene, li avete assunti, ma perché non avete assunto tutti quanti gli altri? E questo, su questo è bene, l'abbiamo dichiarato anche la. Non lo sto dicendo, per carità, non lo prenda, non volevo essere polemico nei suoi confronti, ci mancherebbe. Perché per esempio adesso noi stiamo completando, il 31 ottobre completiamo la selezione interna per le partite IVA, cosiddette, per stabilizzare 40 persone come giornalisti interni, e già un gruppo di quelli che non hanno passato la prima prova già sta dicendo ah ma no, bisogna rifare, cioè dobbiamo anche abituarci che devono essere fatti evidentemente
in un certo modo le assunzioni, lei mi chiede come esattamente, però poi bisognerebbe guardare al positivo e al futuro piuttosto che non polemizzare sempre sul passato. Ma questo lo dico a lei perché la stessa domanda che mi sarei, che evidentemente l'hanno posto, me l'hanno posto anche in altri, ma qual è una scuola aziendale o no? Io dico, ditemi qual è la definizione di scuola aziendale e vi rispondo, perché non la conosco, non c'è nell'ordine giornalistico una definizione di scuola aziendale. Se viene chiarito risponderemo volentieri se sì o no. Quando si fissano dei parametri diremo rientra nei parametri o non rientra nei parametri. Il tema della scuola di Perugia è relativamente semplice. La scuola di Perugia è una scuola che è stata fondata con l'ausilio della RAI, che è il principale finanziatore della scuola, evidentemente da un rapporto tradizionale e storico con la RAI, in quanto è quella che prepara di più all'audiovisivo. E questo non è un giudizio di valore, ci mancherebbe, negativo in altre persone, anzi ricordavo come al collega Minzolini come in passato fossero state assunte delle persone per il TG1 dalla LUIS, per esempio, con le stesse motivazioni, cioè sostanzialmente dettate dall'urgenza. Evidentemente avevamo le scuole, quindi scusi, per rispondere alla domanda compiutamente, una scuola aziendale non lo so, è sicuramente la scuola con cui la RAI ha più rapporti, e tra l'altro la RAI sta cercando anche di potenziare la scuola di Perugia, che non passerà dall'essere una scuola solo per giornalisti o per neogiornalisti o per futuri giornalisti, essere una scuola di formazione permanente, e quindi farà anche corsi per la formazione, diciamo, post inizio di carriera. Per cui il rapporto con Perugia e la prassi aziendale è stata sempre quella di rivolgersi a Perugia, tant'è vero alcuni dei nostri direttori giornalisti, non so, Gerardo Greco piuttosto che Preziosi, piuttosto che la Maggioni, vengono dalla scuola di Perugia, perché tradizionalmente è la scuola da cui la RAI attinge. Siamo a conoscenza dei criteri con cui viene fatto il bando di assunzione, che è nazionale e selettivo, e evidentemente ci ha permesso di fare le cose molto velocemente, perché il rischio che avevamo quest'estate, come si diceva, era quello di non riuscire a completare, a avere difficoltà di trasmissione, in quanto con gli esodi c'era un problema in alcune redazioni, e quindi l'accordo con l'USIGAI ha previsto il reintegro tramite questo canale. Quindi la selezione viene fatta, ovviamente le persone che superano il corso di, questo credo sia quasi pedissequo dirlo, che superano il corso e quindi si ottengono il diploma della scuola. Quindi per quanto riguarda gli altri, è evidente che avendo fatto, abbiamo detto che c'erano tre momenti di assunzione dei giornalisti, il primo blocco era quello inviato tramite Perugia, il secondo blocco è quello tramite la selezione interna, che si completa, come vi dicevo, questa settimana, per cui all'inizio della prossima settimana avremo anche i nomi dei vincitori. Io e il Presidente lo prenderemo con il resto del mondo che non siamo coinvolti nella selezione, e poi avremo un concorso nazionale, evidentemente, di cui stiamo stabilizzando i criteri. Molto complicato, gli ultimi due concorsi nazionali della RAI sono finiti al TAR, quindi stiamo lavorando per evitare di avere lo stesso problema, vorremmo evitare di fare, perché poi si perdono mesi e non si procede evidentemente alle assunzioni. Quindi evidentemente le persone più valide saranno sicuramente nuovi colleghi in futuro. Per quanto riguarda il rapporto con Perugia, resta un rapporto di stretta vicinanza. Una delle cose che dovremo anche discutere, anche l'Ordine si è interessato, è che tipo di rapporti vogliamo avere con le scuole in futuro, cosa che ragioneremo volentieri, e per cercare di regolare ex ante queste tematiche e non solamente ex post. Se non c'è altro, chiudiamo, così arriviamo in tempo per votare. Grazie a tutti.